il lavoro del gruppo sulle piattaforme stratosferiche. Quando parliamo di piattaforme stratosferiche parliamo di qualcosa, aereo o pallone, che viene posizionato fermo in un certo punto della stratosfera ed è capace di restare lì per un periodo molto lungo. Attualmente il record è di 2 sole settimane, ma si punta per il futuro a svariati mesi, almeno 6 mesi. E grazie al fatto che si usa soltanto per il posizionamento soltanto di energia solare e non c'è uomo a bordo, questo è un target effettivamente raggiungibile. Io sarò molto breve e passerò subito la parola ai nostri oratori, che sono numerosi perché ci sono stati parecchi contributi interessanti nel nostro gruppo di lavoro. Il primo oratore sarà l'ingegner Falzini, che parlerà di architetture e servizi, quindi Denile parlerà dell'ambiente stratosferico, Givi e Romeo, entrambi del Politecnico di Torino, parleranno rispettivamente del pallone stratosferico e dell'aereo, l'abate della Selex parlerà di sensori ottici, quindi Di Salvo, Di Paolo e Roscigno parleranno, sono tutti della Thales Alenia Space Italia, parleranno rispettivamente di sensori radar, telecomunicazioni e intelligence. Il primo oratore è l'ingegner Falzini, vi prego di rispettare i tempi dati, altrimenti interviene la mannaia del generale Canè. La manata. Che peggio della mannaia. Buon pomeriggio, sono Stefano Falzini della Space Engineering, vi presento. Introduco alcune riflessioni generali emerse nel gruppo di lavoro sugli aerei stratosferici, piattaforme stratosferiche. Le attività del gruppo sono iniziate cercando di raccogliere le esigenze per quanto riguarda le applicazioni di questo tipo di piattaforme, sia dal mondo civile, quindi coinvolgendo il Dipartimento della Protezione Civile, sia per quanto riguarda il mondo militare, in particolare importante contributo arrivato dall'Aeronautica. Quello che ha prodotto, diciamo, il Dipartimento della Protezione Civile, con l'ingegnere Soldo in particolare, sono state praticamente tenute a rimarcare che queste piattaforme possono essere utilizzate sull'intero ciclo della gestione del rischio e non solo nella parte centrale, la fase emergenziale. Quindi piattaforme di questo genere sono utili sia nella fase prevento, per il monitoraggio in tempo reale delle zone, durante la fase emergenziale, in cui la principale esigenza è quella legata a ristabilire, riattivare il servizio di telecomunicazione. Pensiamo a quanto sia importante dopo una calamità poter offrire alla popolazione colpita dalla calamità la possibilità di comunicare con il proprio cellulare e poi riprendere le immagini di giorno e di notte in tempo reale, in modo di poter coordinare il supporto. Poi vi è naturalmente la fase post-evento, in cui bisogna monitorare il territorio per pianificare in modo opportuno il ritorno alle condizioni di normalità. Quindi riassumendo quali sono le esigenze espresse dal Dipartimento della Protezione Civile, è che sono necessità di una permanenza del servizio della zona di crisi, la multidisciplinarità dei sensori posizionati a bordo, avere la possibilità di eseguire delle missioni con lunghe durate, qui parliamo per gli aerei stratosferici non più di qualche ora, ma in termini di settimane e di mesi, e poi la possibilità di spostare queste piattaforme da un punto all'altro del territorio nazionale, secondo anche le calamità che succedono, ma anche delle mappe di rischio che vanno a modificarsi dinamicamente con il tempo.
In ultimo, è importante che i dati raccolti attraverso queste piattaforme stratosferiche possano essere integrati con altri dati che vengono da altri sensori, come i dati, per esempio, forniti dai satelliti, all'interno per esempio del programma Copernicus, o dati direttamente raccolti a terra. Per quanto riguarda la difesa, diciamo che la difesa vede l'utilizzo delle piattaforme stratosferiche in un ampio range di possibilità, sia quindi durante periodi di pace, sia nel utilizzare queste piattaforme durante i conflitti armati. Però vi è un requisito per l'utilizzo di tali piattaforme, che è quello che bisogna avere una minaccia aerea insignificante per poter praticamente operare con questi mezzi, che sono un poco vulnerabili. E naturalmente anche la minaccia da terra deve essere trascurabile. Vi è poi l'esigenza in termini operativi, l'esigenza operativa che differisce un po' da quella della protezione civile, di poter operare queste piattaforme su un ampio range di latitudine, quindi tra i meno e i più 60 gradi, e di operare naturalmente in ogni condizione di tempo, di notte e di giorno, e per missioni che abbiano almeno una durata di 3 mesi. La difesa ha anche definito 5 possibili scenari applicativi, che sono riportati in questa slide, che vanno da quelli della telecomunicazione, quelle della sorveglianza elettronica, a quelle della sorveglianza di una vasta zona tramite sensori ottici o radar. Quali sono le principali caratteristiche in generale delle piattaforme stratosferiche? Beh, sono piattaforme che operano senza pilota a bordo e che quindi sono pensate per coprire zone locali, zone tattiche del territorio. Operano per lungo tempo, e questa è una differenza essenziale rispetto ad altre piattaforme, quindi per durate che oggi parliamo di settimane, ma che presto diverranno di mesi, e in un futuro più lontano dovrebbero arrivare ad anni. Eseguono operazioni a basso costo, questo è un aspetto molto importante se paragonate, poi vedremo alcuni paragoni, se paragonate per esempio anche sia ai satelliti sia agli aerei che volano nella stratosfera. Utilizzano poi solo l'energia solare, quindi hanno delle celle solari che accumulano energia sufficiente di giorno per poter poi gestire la piattaforma, sostenere la piattaforma durante la notte. Altra importante caratteristica è che queste piattaforme hanno la possibilità di cambiare il payload e di essere riparati, cosa che naturalmente non è possibile per i satelliti. Per quanto riguarda l'altezza, questi operano a circa 20 km, perché le condizioni dell'atmosfera sono particolarmente adatte. Poi vedremo dopo nell'intervento che verranno descritte le condizioni nelle zone intorno ai 20 km di altezza, e operano al di sopra del traffico aereo convenzionale. Anche questo è importante perché permette di avere un'interferenza operativa minima con l'aviazione civile e militare, diciamo. E questo naturalmente dobbiamo escludere i tempi necessari a salire e a discendere prima di mettere la piattaforma in operazione. Per quanto riguarda, qui viene riportato in questa slide un paragone sia delle piattaforme rispetto ai satelliti e delle piattaforme stratosferiche rispetto agli aerei. E per quanto riguarda rispetto ai satelliti, diciamo che la caratteristica fondamentale è quella di poter servire una zona persistendo sulla zona,
Questo in realtà è vero anche per Egeo sta a un'altezza molto elevata e quindi per alcune applicazioni, come quelle legate più che altro all'osservazione della Terra, non sono applicabili. Mentre per quanto riguarda i Leo, naturalmente hanno passaggi che durano pochi minuti e diciamo si ottengono tempi di rivisitazione delle ore solo se vengono operate in costellazione. Quindi questo è un grosso vantaggio rispetto ai satelliti. Poi abbiamo che naturalmente è appunto l'altezza di osservazione. L'altezza di osservazione, potete vedere anche nella figura, dipende da quell'altezza di 20 km, naturalmente dipende quali sono le condizioni di minimo elevation angle che richiede l'applicazione. Quindi si va da centinaia di chilometri se si ha un'applicazione che funziona anche con bassi angoli di elevazione fino a poter utilizzare queste piattaforme solo in zona urbana quindi con diametro intorno a qualche decina di chilometri nel caso che l'angolo di elevazione sia fissato. Per quanto riguarda la flessibilità operativa abbiamo che appunto c'è la possibilità di riposizionare la piattaforma sulla zona di interesse, quindi per esempio rispondendo alla necessità della protezione civile di cambiare zona di osservazione a seconda della mappa del rischio giorno per giorno, la capacità di adattare il payload, quindi di imbarcare payload diversi, la possibilità di riparare sia la piattaforma sia il payload, e poi i costi qui diciamo che qui bisogna anche fare una piccola distinzione perché i costi dei satelliti come sappiamo sono molto elevati, anche quella della gestione, però è anche vero che oggi si sta facendo degli sforzi anche in ambito satellitare di andare su piattaforme molto a basso costo tipo CubeSat, e allora lì i costi potrebbero essere dello stesso ordine di grandezza. Per quanto riguarda i vantaggi rispetto alle piattaforme aeree, quindi parliamo di piattaforme con pilota o senza pilota, abbiamo che la durata della missione anche in questo caso è molto più estesa, anche in questo caso i costi sono molto più bassi e abbiamo la capacità di servire una zona più ampia in quanto ci troviamo ad un'altezza maggiore. Poi, non ultimo in questo periodo importante, questi tipi di piattaforme non hanno emissioni di inquinanti. Un minuto. Allora vado verso la fine. qui c'è, praticamente sono state definite degli scenari delle missioni che quindi delle missioni a breve termine che coprono gli anni, i prossimi 2-3 anni, quella a medio termine, un po' più là, e medio lungo termine. Allora, diciamo che nel breve termine possiamo pensare di imbarcare payload fino a 5 kg su piattaforme stratosferiche di tipo aerei. E quindi possono abilitare questo tipo di necessità. Poi abbiamo missioni nel medio e lungo termine in cui possiamo arrivare a tempi di permanenza di 6-12 mesi portando carichi di 150 kg e in questo caso possono essere abilitati anche, se devo pensare, anche ai rossidi che richiedono degli investimenti sulle tecnologie. Naturalmente nel lungo termine possiamo imbarcare pesi molto più sostenuti e anche avere dei tempi di permanenza molto più lunghi e quindi abilitare delle missioni importanti di telecomunicazioni. Qui c'è un raffronto poi tra le euroidine e gli aerostati. Abbiamo preso come esempio Zephyr 7 di Airbus e Sentinel 80 fatto in America. Zephyr 7 è una piattaforma che oggi vola e che può imbarcare, diciamo, che ha volato, ha fatto già 15 giorni, 2-3 kg, ma c'è la generazione successiva attesa nel 2015 che può portare fino a 5 kg con un consumo di 50 watt. Per quanto riguarda invece gli aerostati, parliamo comunque di peso al decollo di 500 kg
con alcune decine di chilogrammi per i payload. Qui c'è un po', concludo questo intervento facendo un po' il paragone tra appunto le rodine e gli aerostati. E quello che è emerso dal gruppo di lavoro è che la soluzione dell'aereo è applicabile oggi ed è con pesi limitati, diciamo fino a 5 kg, e ha una possibilità di ospitare una notevole superficie per le celle solari. Comunque questa superficie, diciamo, è comunque più limitata rispetto a quelle degli aerostati, anche se la resistenza aerodinamica di un aereo è molto più bassa di quella dell'aerostato, quindi richiede meno energia di sostentamento per poter operare. Quindi gli aerostati vengono individuati come soluzioni più in là nel tempo per ospitare payload di maggiore peso, principalmente per applicazioni di telecomunicazione. Questo è tutto. Grazie.